mostra Carlo Alberto Della Chiesa, l'uomo in generale giunge così alla sua ultima tappa nella sua Palermo, che non è soltanto la città dove trovò la morte il 3 settembre nel 1982 insieme a Manuela Carraro, sua moglie, e all'agente di scorta Domenico Russo, ma è anche la città dove ha voluto lui stesso, in qualità di prefetto, fare visita nelle scuole per parlare con i ragazzi proprio di mafia, agli stessi ragazzi che gli chiedevano: ma allora cosa possiamo fare? E lui ha dato indicazioni importanti, come sottolineato da Nando Della Chiesa, il figlio, che ha detto: è stata quella una svolta epocale.